Maria dell'Ascensione viene fatta questa festa, il perdono, una delle feste più antiche che abbiamo. Questa reliquia che noi abbiamo, ce n'è una qua, ce n'è una in Austria. E questa reliquia sarebbe una goccia, dicono, del sangue di Cristo, portata da una famiglia che era a servire in Terra Santa. E quando hanno fatto la festa, dopo la usavano per benedire gli indemoniati. E mia nonna mi raccontava che venivano i sclavi, cioè gli slavi, per la maggior parte, venivano e facevano tutta la gradinata, che è composta da 98 gradini per andare alla chiesa, facevano tutta la gradinata in ginocchio. E poi lassù, naturalmente, un po' si dicevano che qualcuno urlava, ma sono tutte cose che non, io ho sentito, ma non posso testimoniare. Qua si mangiava la polenta, ma io mi ricordo che mia nonna raccoglieva le castagne qua, castagne e noci, e andavano in pianura e ritornavano con la farina, perché il pane costava molto e perciò si faceva lo scambio. La balotta si faceva in particolare dove avevano le mucche, cioè dove c'era il formaggio. Specialmente dopo il terremoto sono sparite le stalle, è rimasto solo qualcuno e sono proprio questa tradizione è sparita. Ogni prima settimana di agosto c'è la festa, una festa molto che con gli anni porta sempre molta più gente e qui si può proprio gustare la vera balotte, fatta da volontari in mani esperte, in maniera artigianale, viene fatta ancora in maniera artigianale. Alla fine era proprio la polenta, la tradizionale polenta. E con del formaggio all'interno, e per non mangiare le solite polente, formaggio in quegli anni anche di guerra, mettevano del formaggio all'interno di questa polenta e con le mani la lavoravano, la mettevano sul fogolar e si formava questa palla con l'interno il formaggio. Nelle famiglie non riuscivano a mangiare tutti assieme la sera perché qualcuno doveva fermarsi nella stalla e fermandosi nella stalla e chi mangiava, perché c'erano che i bambini, una volta c'erano più bambini e ragazzi, e diceva come facciamo a lasciare in caldo il mangiare a quello che non c'è? Allora hanno pensato, prendevano la polenta, una fetta di polenta e inserivano il formaggio dentro, formavano la palla e la mettevano sulla stufa, in parte sulla stufa, nel paiolo della polenta. Perciò quello che arrivava, quello che era il ritardatario, si mangiava una cosa più buona, perché si trovava la polenta col formaggio fuso. E poi in alcune famiglie avevano il formaggio di latteria fresco. Invece c'erano alcune famiglie più ricche, usavano la gin. C'era la tradizione che quando un ragazzo andava a chiedere la mano della ragazza, chiamiamola ragazza, non so come si chiamavano una volta, e portava delle balotte, perché essendo il periodo di guerra o anteguerra non c'erano grandi cose, portavano le balotte. Se il ragazzo era gradito, mettevano a cuocere, a scaldare le balotte e le mangiavano tutte assieme. E questo era l'inizio del fidanzamento.